Con Oksana Corso, allora al termine dei 100 metri cercavi un tempo un particolare, 16 e qualche cosa non è di tuo gradimento. Beh, in realtà questa è la terza gara della stagione, quindi sono migliorata man mano e sono contenta, però diciamo un po' di amarezza c'è. Diciamo che ti stai preparando per quello che sarà poi il finale di stagione, che sarà quello di, no di novembre. Sensazioni di questo meeting a Grossetano? Sensazioni con la pista? No, devo dire molto buone, non ero molto propositiva, vista anche che comunque la stagione è molto lunga, però in realtà è andata molto bene, diciamo. Grazie per Oksana. Per quanto riguarda Francesca, invece fazione questa mattina del record italiano del lungo, ma anche sulla velocità, insomma, è andata abbastanza bene. Sì, decisamente, guarda, cioè, dato che sono 3 giorni, però alla fine faccio tutto oggi e quindi sono contenta di aver concluso anche questa gara che è andata piuttosto bene. Non so, un po' di meglio in realtà, però essendo che già ho dato il massimo stamattina e comunque sono molto vicina al personale che ho fatto l'anno scorso, quindi questa essendo la seconda uscita. Sì, la seconda uscita outdoor, sono più che soddisfatta perché appunto la stagione è lunga e so di poter fare molto di più. Quindi un bilancio del tuo Grand Prix di Grosseto com'è? Assolutamente positivo, cioè ho battuto dopo 2 anni il mio record italiano di salto lungo, quindi la sensazione un po' questa è positiva e mi auguro che il Grosseto sia la base per altre esperienze future, insomma. Grazie mille. Simone Manigrasso, al termine dei 100, 11,60 è un bel risultato considerando che eri al rientro. Sì, sono contento, è stata una bella gara. 11,60 è quello che. Cioè, sono contento che è uscito per la situazione in cui sono, perché sono un attimino in ripresa da un infortunio e la velocità la sto allenando veramente poco. In realtà ho fatto solo un paio di allenamenti di velocità, quindi va bene, è stata una bella gara e quindi sono contento. Il tuo personale è sugli 11,40, speri di arrivarci al più presto e tornare sui tuoi livelli? Sì, quell'11,46 è stato abbastanza ventoso, nel senso era sempre regolare, però c'era molto vento a favore, quindi, però spero sì, è al primo 100 della stagione, quindi spero di abbassarlo. Senti, qui a Grosseto come si è trovato? Hai detto sensazioni con la pista, ti è parsa abbastanza buona? Sì, bella, la pista è bella. Pensavo fosse. Avevo paura che fosse troppo morbida, invece al limite va bene. La protesi rispondeva bene. E la gara è stata bellissima. Potevo partire più forte. Infatti, appena in partenza, nei primi metri, l'altro ragazzo di fianco a me, il sudafricano, è andato un attimino via. Poi. L'ho visto lì durante il lanciato, non mi andava via, era lì. Io ho provato ad andarlo a prendere, ma ero già al limite con le frequenze e tutto. E quindi niente, però è stato, se partivo un pochino meglio, potevo fare anche qualcosina in meno. Però fa niente, come ti ripeto, come prima gara, visto la condizione in cui sono contentissimo e va benissimo così. E obiettivamente il tuo target è quello di arrivare in forma per i mondiali. Sì, no, infatti, quindi cioè, fortunatamente quest'anno i mondiali sono molto, molto avanti e quindi c'è tempo per migliorare ancora, per rientrare in forma, cioè, quindi sicuramente cioè, sono convinto di fare meglio. Ti auguriamo il meglio, allora. E grazie a tutti e un saluto a mia madre che è venuta a vedermi qua da Milano.